Ecco la prima teoria. L'uomo è un soldato e la donna una zingara. Questa idea proviene da un contemporaneo di Giorgione, Marcantonio Michiel. Semplice? Forse troppo. Avanziamo con la seconda teoria. Un dettaglio è stato per lungo tempo trascurato, un piccolo angelo sul ponte. Questo dettaglio ha condotto l'esperto d'arte Sergio Alcamo a una nuova interpretazione. Secondo Alcamo, la tempesta sarebbe un'allegoria della redenzione. L'uomo rappresenterebbe Adamo, appoggiato all'albero della conoscenza, simboleggiato dal bastone. La donna sarebbe Eva, mentre il bambino sarebbe Seth, il terzo genito della coppia. Ma c'è di più. Quelle due colonne potrebbero rappresentare le colonne dei figli di Seth, simboli di scoperte scientifiche e astronomiche, erette per conservare le conoscenze dopo la prevista distruzione del mondo. Ti avevo promesso un mistero, e qui lo hai. La tempesta di Giorgione. Un dipinto che continua a farci interrogare, a stupirci.